Siamo stati mandati in una foresta per cercare la creatura misteriosa. La chiamano il Wendigo. Siamo un team di esperti, lo abbiamo già fatto. Vi ricordate con il Bigfoot? Sono sempre io, Gabby, il campione di arti marziali. Ma qui con me c'è anche Lon, il signore mascherato. La potenza della maschera riecheggia in me. E infine Indy, il lupo mannaro. Una squadra così non si era mai vista. Siamo pronti per partire. Questo è stato uno dei nostri decaduti. Guardalo, il virus l'ha preso. Ma no, no, l'ha catturato il nonno. Questo è uno scaragazzu. L'ha catturato mio nonno. Uno scaragazzu? Mi fa paura lo scaragazzu. Se questa qua è la baracca di tuo nonno, perché ha bloccato la stanza di sopra? Perché la stanza del nonno non vuole che tu vada a perdergli pelo. Vai, perdi il pelo di nuovo. Io scappo. Ragazzi, ho una brutta notizia. È sparito il nonno. Il nonno, vedo più. Il nonno, no. Ero sparati in casa, porco cane. Che poi mi ammazzi lo sgaranacchio qua. Era andato stamattina a prendere un garareddu. Non l'ho più visto, sparito. No, il garareddu, però io voglio un arrostino. No. Io posso avere qualcosa di vegetariano, scusate, sono un cacciatore vegetariano. Se vuoi mangiarti una telecamera, abbastanza vegetariana. La telecamera me la porto via. Va bene, ne prendo una anch'io, vai. Con l'età il nonno si è dato un po' al satanismo, come posso Ma no, lui è un vichingo, si vede tantissimo. Il nostro nonno è un vichingo. È l'unico sardo vichingo che si è mai visto. Ma va bene, dai. Vabbè, sempre in mezzo al mare, i vichingi. È un vichingo, cazzi, c'è una trappola. Aspetta, ne prendo una testa, non fatti gli egoisti. Più che altro la trappola ci serve per il nonno, che se lo troviamo ed è tutto sbarellato. Mandiamo Indy! Indy è la nostra esca! No, porco cane! Scusa se te l'ho fatto saltare ancora una volta. A proposito di esche, guardate là, il nonno forse è andato là. Guardate, c'è fuoco. È vero! Nonno, sei stato qui, nonno! Dobbiamo ritrovare il nostro nonno perduto! Abbiamo trovato il nonno? Nonno, sei invecchiato un po' tanto però dall'ultima volta che ti ho visto. Scusate, qualcuno ha fatto l'accampamento a tipo 10 metri dalla nostra capanna. Ma perché? Mancata. Ci stavano spiando! I nemici del nonno! Volevano la coppa del nonno, lo dicevo io. E secondo me il nonno l'ha capito e l'ha sventrato a mani nude questo qua. Potrebbe essere, nessuno deve sapere Knyarazu a te all'interno del gelato ed è quello il segreto. No, ma che Knyarazu, ma che scacchio, guarda qui. Ragazzi, il nonno i suoi cavoli di enigmi. Ragazzi, io ve l'ho detto che quello è sbarrellato, santo cielo. Dobbiamo riportarlo noi in qua con gli schioppi. Dopo 60 anni passati sempre a guardare Barbara D'Urso. Attento però che qua non ci sia Barbara D'Urso, perché secondo me in questa foresta potrebbe arrivare Barbara D'Urso. Siamo in montagna. Ho trovato l'orso. Spara lì! Bambi, scusami! Si ripete la storia! Ragazzi, ho fiatato una cosa, venite a vedere! Cosa? Ok, arrivo! Quindi... No, vabbè, c'è una caverna, raga! Sembra... Altro che coppa del nonno, posto. La grotta del nonno! È la famosa grotta del nonno, come potete vedere. Il nonno viene dalla preistoria o è in grado di viaggiare nel tempo? Ho giocato troppo Far Cry Primal. Delle pagine? Ho strappato una pagina dal libro anche del io, nonno. Anche io, fammi vedere. E anche dei tomi. Ok, ho L'ho trovato presa. Delle rune vuote. Sì. Ragazzi, il nonno fa i riti quelli strani. Ok, il nonno sbatte la testa. Mi sembrava strano. Oh! Hai sentito? Cos'è stato? Sembrava un orso. E Barbara D'Urso è arrivata. Barbara, basta, vai via. Potes scioppo. Chi mi ha sparato? No, io ho sparato Barbara D'Urso per sicurezza. Ragazzi, ho trovato il teschio rotante. Dei Beyblade un po' antiquati. Oh, qua c'è un sacchetto. Cos'è stato? Ragazzi, sento rumori brutti. È qua! No. Ragazzi, io mi dissocio da questa cosa. Ragazzi, dobbiamo scappare. Il nonno è un po' alterato. Mi sa che non ci riconosce più. Ha sbattuto la testa talmente tanto che si è dimenticato che siamo i suoi nipoti. Ma senti, stralontani. Andiamo per di qua. Potremmo piazzare un po' di trappole. Se torna il nonno, lo sistemiamo. Allora io direi ne metto una qui. Cioè, più probabile che il nonno passi per la foresta. Qua ci passiamo noi. No. Indy, basta urlare, porca di quelli per porca. Lo sai tu? Che si avventano. Ti sta avvicinando il nonno. Lo sento. Ti sta avvicinando il nonno. Ho un orso. Nascondiamoci dietro. Ragazzi, ho paura. Basta tirarlo. Allora faccio una cosa. Gli do un po' di carne per placarlo. Oh, dolce nonno. Ok, buona idea. Che al nonno piace la carne cruda, Sì, sì, sì. L'ha fatta in titanio, lui te l'ha sbranata. La scatagnacca della carne crudacchia. L'ho messa. Ora allontaniamoci, spegnete le torce e mettiamo una telecamera. Mettete una telecamera, guardiamo se... Oh, ok, l'ho messa. Oh, ma che bella. Ok, vediamo. Ah, eccola qua. Siamo. Saluta YouTube!
Gabby del futuro. È che volevo vedere. No! Ah, mi sono no! Mi sono preso. Ma sei scemo! Te l'ho detto! Perché? Te l'ho detto! Perché? Io ci finivo sulla trappola. Ti ho aiutato, ti ho aiutato, tranquillo. Ah, però stai attento! Mi sono fatto malerrimo! Ma te l'ho detto, perché ovviamente passo sul sentiero. Te l'ho io. Detto! Rumori, succede? Rumori? Rumori brutti, in effetti. Sono molto bruschi questi rumori. Cominciate a parlare in sardo, così il nonno si rassicura. Ti sparabacchio con lo spiribucco! Caraneddu! Sakarazzu! Ti no, tiro un razzo nel cranius. Andiamo a funghi. Ragazzi, solo a me la torcia comincia a fare le bizze. Non si vede più niente praticamente. No, 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 no. Anche a me. Ma ragazzi, dai, anche le torce economiche. Mi avete risparmiato su tutto. Ho portato delle Duracell che non durano un cavolo, però. Oh, wow. Oh, oh. Oh, oh, wow. L'hai mollato di nuovo tu, Indy? Ah, no, no. Questo non sei tu? Non è nemmeno il mio stomaco. Il tuo alito fetente. Lo sei tu? Ragazzi, sento c'è qualcosa, brutti. Un lupo? È un lupo e il nonno. Quando lo vedete ditelo. Oh no. Quando lo vedo. Dove? Mi sa che sto. È qui. Dove? A sinistra, lo sento. Lo sento. Ma no, sta arrivando, sta arrivando. Ecco, vedo gli occhi. Vedo gli occhi, nonno, calmo. Lo vedo anch'io. Perché me? Vai via, vai via. Siamo tuoi nipoti. Però lui, vedete, al contrario dei cervi, lascia della Gatorade qua per terra. Dobbiamo seguire, è fatto di Gatorade, nella bevuta il giorno prima, me lo ricordo il nonno. Ragazzi, finalmente sta sorgendo un attimino il sole. Un po' di pace. Oh. Ok, in teoria il nonno non penso ci attacchi anche di giorno, perché c'ha gli occhi sensibili, lui poverino c'ha le cataratte. A proposito dell'occhio sensibile del nonno, guarda qua cosa ha preso, una delle sue strane lampade vintage. Sembra quasi un altro dei suoi rituali, magari bisogna ruotarla in un certo senso. Può essere. Sì, ma ci saranno qualche, non lo so, qualche istruzione, tipo, avete presente, tipo, mobili dell'IKEA, no? Io avevo un po' di pagine del nonno, ma non so cosa servono. Il suo caro diario, ti scrivo, mi trasformo. Una cassa, ragazzi, c'è una chest qua sopra. Oh, aspetta, ne ho preso una, abbiamo... Vediamo. Oh, ho trovato munizioni io. Ragazzi? Cosa? Cos'è laggiù? Lo vedete anche voi? Sì, ma mi sembra tantissimo un santuario tipo di Skyrim, quelli là che trovi lì. Provate a scendere, occhio a non sfracellarvi le ginocchia. Oh, oh no, il nonno, io ve l'ho detto che è stato coinvolto in strani riti. Sì, wow. Sì. Ok, no, allora, questo è strano. Questa sembra di zona davvero molto importante. Vedi che qua dobbiamo mettere le rune, eccole! Le possiamo mettere qui. Ah, ragazzi, vi ricordate prima, quando eravamo in una delle caverne del nonno, abbiamo trovato effettivamente dei simboli strani, però è la prima di numerose iscrizioni. Se notate bene, guardate che roba, ho cliccato effettivamente sopra la runa, me l'ha inserita e ci ho già disegnato sopra. Quindi se io prendo questa e clicco qui, vediamo come posso fare. Vediamo un po' se te la fa segnare? No. Aspetta, forse non mi vedo io il carbone, no. Ho bisogno della conoscenza. Allora, io direi intanto di depositare le rune, che mi pare cosa buona e giusta. Oh, ma quante ne avevi? Okay. Sei un sassaro. Ho capito, sei di Sassari, perché non di Sassari. Te l'ho detto io, dove scendi? Allora, io direi di continuare a esplorare per vedere se troviamo il resto delle risorse. Sì, sicuramente. E ci serve anche il carbone dell'accampamento. Ok, quindi alla ricerca di carbone, alla ricerca di rune. Non dividiamoci perché sennò finisce male. Ho imparato una cosa dagli horror. Non dividerti mai. E ora andiamo a cercare la caverna. Finché giorno, ragazzi, dovremo forse metterci a cercarle, che credo sia la cosa migliore. Andiamo. Quindi seguitemi. Hop, 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 hop. Soldati alla riscossa. Fermali un secondo. Indy, ti ho preso la colazione. Non, è un po' pesante come colazione mangiarcelo intero. Ho capito che abbiamo preso. Si sta ancora muovendo, Indy. Il nostro colpo finale, tanti saluti. Ragazzi, l'ho mangiato tutto, scusatemi. A proposito, è arrivato il mio pacco di Amazon, perché guarda, me lo spediscono pure in montagna, ormai ci sono i droni. Vediamo un po' che roba, Gabby. Ah, colpi di fucile, giusto per sprecarne uno su Indy. Wait. Aspetta, posso prendere il carbone, ragazzi? Ah, perfetto. Grandissimo. Venite a prenderlo anche voi, che se io muoio almeno. Sono pieno di bende che posso praticamente gestire un ospedale. Hai capito? Guarda quanto. Questo posto è mio? Sì, ne ho preso tantissimo. 64 stack, vecchio. Minecraft insegna. Gabby, ora cortesemente prendi a pugni quest'albero, poi crafti dei bastoncini, ci metti anche il carbone e perfetto, abbiamo le torce, esatto. Nulla. Ok, Indy, tu devi fare la guardia, il cane da guardia, il lupo da guardia. Okay. Abbaia e ulula se vedi qualcosa. Io rientro dentro in casa e adesso mi metto a dormire, non voglio sentire storie. Ok, braccia di Orfeo, Indy, aprite. Fuori, che mi impeli tutta casa. No, raga, l'ho sentito. Succede?
Io mi... sei andato a dormire tu, siamo andati a dormire tutti. Cioè io ho dormito in piedi. C'ho un mal di schiena assurdo, Gabi. Ma sei un cavallo! Quanto abbiamo dormito? Questo è il tramonto, non è l'alba. Ma porco di quel gallo, aspetta se lo ribecco. Ti avevo detto di svegliarti, porco di quelli per porca. È stato Indy, di nuovo, Indy. Sei inutile. Mamma mia, mi stai facendo sprecare munizioni. No. Ho ancora pochi colpi, ragazzi. Questo punto approfittiamo e tanti saluti. Cerchiamo le prossime caverne e speriamo che il nonno non ci raggiunga. Possiamo sempre controllare le nostre telecamere, vediamo se... Lo sento, raga. È da qualche parte. Sto guardando le varie telecamere, potrebbe essere ovunque. Dov'è il bestione? Indy, basta! Porca vacca, mi avete spaventato tantissimo. Dove è andato Indy? Indy, che succede? Sono morto. Come sei morto? Oh mio Dio, hai Indy è morto per davvero! Poi gli hai sparato il colpo. No, grazie. Dio, questa volta gli ho sparato per davvero. L'hai scambiato per un cervo. Indy, stai andando da solo di nuovo. Cosa ti ho detto sull'andare da solo? Porca trota! Ma perché? Perché fai un barbecue qua? Non dovresti fare il barbecue qua. Fammi prendere un po' di carbone che serve sempre comunque. Allora ora ti racconto una storia dei fantasmi. Siediti intorno al fuoco. Ok, ma non era qui casa nostra? L'ha buttata giù. Devi sapere che ogni... è uno dei tuoi simili. Ragazzi, ho trovato un parco giochi. Davvero? Ho trovato un parco giochi. Ma sei in Cina? No. Ma dove sei? Aspetta, ho trovato anche una chest. Lo sento. Lo sento. Oh no. È vicino a te o vicino a me? Del nonno. È vicino a me. No, è vicino a me. Oh no. Amici, venite a salvarmi. Ci siamo divisi! E non dovevamo! E da me! Ti sento! E da me! Sto arrivando verso dove sono le vostre torce! Amici, io sto arrivando! Ok. Sono caduto di sotto! Dove sei? Ragazzi! Sta tornando il nonno! Basta che mi metti! Lo vedo il parco giochi, lo vedo! Aia! Mi sono fatto malerrimo! Ti ho ucciso? Ma sai che ogni volta che prende danno... Venite a salvarmi, presto! Ma sei a terra? Sì. Lo vedo! Nonno, basta! Mamma mia, quanto male, Gabby! Vai via! Madre, sono a terra anch'io! Indy, devi salvarci! Ho fatto ogni notte che passa, ragazzi! Ho fatto fuggire il nonno! Bravissimo, bravo, Indy! Bravo, Indy! Vieni a tirarci su, per favore! Tirami su! Voglio un tirami su! Gabby, datti una regolata! Santo cielo, non sei neanche... Ogni volta che muori c'è voglia di dolci. È la dolce morte. Clicca E su di me. Ok. Oh, grazie al cielo, Indy. Sei arrivato al momento giusto. Ho trovato delle munizioni d'argento. Queste fanno male al nonnino. Amici, vi porco vedo. Schitto. Indy, non farmi la pipì addosso. Okay. Perfetto. Ma allora le leggende erano vere. Ma allora anche nel tempo libero fa il clown. Vuoi vedere che il nonno era anche hit o altro? Ma cos'è? Il mio cugino hit. Cos'è sto posto? Ma chi mai farebbe un parco giochi in mezzo alla foresta? Nonno, sempre lui. Il nonno, sì, giusto. Okay, ma senti, ma cosa c'entra? Cioè, cosa c'entra sta cosa? Che senso ha? Qual è il suo contesto? Perché? È partita la corrente, ragazzi. Peraltro, la cosa inquietante è che se lo guardate bene, ma si muove molto lentamente. Però puoi andare su. Sì. Come puoi andare su? Sì. Salendo sulla giostra. Stiamo salendo, si può andare. Fettoni anch'io, amici, voglio vedere anch'io. Ok, ho la tattica perfetta. Questa cosa va molto lenta, ma se velocizziamo il video, andrà molto veloce. No dai ragazzi, è troppo lento, scendo. Non ne potevo già più. E quello era 4 per, raga. Ho messo 4 per. Oh mio Dio. Ok ragazzi, dai, continuiamo a esplorare. Mamma. Perché davvero credo che ogni notte che passa il nonno diventa sempre più potente. Sa. Ma non ho ancora capito, sono le sue telecamere queste. Perché qui? Basta. Ragazzi, cosa? Telecamera numero 6, ho appena visto che c'è il nonno. Telecamera numero 6? Sì. 4, 5, stavo 6. Camminando tranquillamente. Lo vedo! È lì, si sta muovendo verso di noi. Sta camminando. No, la sento, la sento. Tipo questa va bene? Questa porca non mi dispiace vacca, manco su The Forest ho visto delle caverne così. Ok, bravo Indy. Ok, ragazzi, okay. Facciamo attenzione che non sia l'antro del nonno. Magari vieni qua. Strane piantine si fabbricava il nonno, ma ok. Quanto è grande sto posto? Mamma mia, è immensa. È davvero una c'è nascosto l'Eldorado qui.
Qui c'è passato Tomb Raider, Indiana Jones e anche Alan Drake. Ho delle grandi domande. Cose che se cadi lì dentro devi rifarti il gioco da capo. Le abbiamo trovate, quelle qua, le rune finali. Le rune finali! Ok, ottimo. Abbiamo il tomo numero 3. Oh, ragazzi, ci mancano gli altri tomi, probabilmente. Oh, no. Questo era prego. Il secondo. E il terzo, il che vuol dire che ci manca il tomo numero 2. Aspetta, forse l'ho preso, tutto. Magari. Magari c'è ci manca probabilmente uno dei tomi. Un altro scheletro qui. Ha detto che la bestia sente tutto, quindi abbiamo capito. Anche ne siamo accorti, Gabby. Ora non dobbiamo più sparare all'improvviso. Ragazzi, avete visto che quella roccia è una faccia? Dove? Porca vacca! Mi sa che non abbiamo perquisito bene la prima caverna del nonno. Probabilmente è lì che troviamo le ultime iscrizioni. Non dirmelo così, che avevo voglia di andare a casa, voglio riposarmi. Basta. Oddio, ci potremmo provare a rifugiare a casa. E poi, casomai, domani sera possiamo provare a fare il rituale. È vero, perché mi scappa la cacca. Andiamo a casa. Okay, mi prego, andiamo a casa. Ricordo dove si bisogna andare, quindi. Ok, la cacca la faccio un'altra volta. Non devi dire cacca, che il nonno non gli piace la cacca. La faccio un'altra volta, giuro. La faccio un'altra volta, giuro, me la tengo. No, mi ha ucciso, Ok, tutti vivi? Io no. Porco cane, Gabby, sei inutile. Ok, ti ho aiutato. Aspetta, con la torcia scarica. Dai un secondo, mi sono... Andiamo a casa. Ok, via di qua. Via di qua molto rapidamente. Andiamo a casa. Okay, mi sa che dobbiamo tornare indietro alla prima caverna. No. Dai, non è così male. Dai, ragazzi, è in parte a casa. Ci possiamo rifugiare lì per la notte. Sì, ma arriva lui a tirarci quattro sventole perché siamo stati dei nipotini disobbedienti, Lon. Lui ci ha detto, state a casa, altrimenti vi piglio a pesci in faccia. Ragazzi, dov'è la casa? Ma casa nostra è scomparsa! Era qui! No, era qui, ragazzi. Mi ricordo che c'era il mulino a vento lì. Questa è la sedia. E c'è un fucile! C'è un fucile. Che dice che... C'era un cadavere sotto la casa, ragazzi. Lo giuro, lo dice anche il messaggio, lo giuro, la casa era qui. E ieri notte sono andato a caccia, sono tornato indietro ed è impazzita. Ed era sparita, scusate, non sono impazzito. Non guardarmi, vattene. Eccola, perfetto. Perfetto. Probabilmente all'interno il nonno non può neanche entrare. Ok, controllate se ci sono dei libri che non abbiamo controllato. Allora, eccolo qua, tomo numero 2. Sì, 2, vediamo. Non abbiamo della carta su cui scrivere. Io ce l'ho. Ce l'hai? L'ho scritto. L'hai scritto? Sì. Quindi hai il tomo numero 2 tu. Sì, ce l'ho. Perfetto, allora non ci resta che tornare. Indy, basta giocare nel tempio. Non riesco a trovare la basta strada, tutto buio. L'abbiamo trovato finalmente. Ragazzi, vediamo di mettere tutte le pietre. Veloci, di fare tutte le io non ce le ho, dovete metterle tutte voi. Ok, perfetto. Ok. Fai mettendo... le iscrizioni su quelle che abbiamo messo l'altra volta. Ok, sto cercando, okay. Tu le stai già mettendo, ok? Mi prendo avanti, mi è salito il momento artistico. Art Attack, questo è Art Attack. Ora manca il fuoco, ora manca il fuoco. Indy, attiva il fuoco e brucia. Ok, accendi il fuoco, cosa potrebbe mai... Si sta attivando. Cos'è? Sta attivando Tanterrimo. Cosa sta succedendo? Ok, abbiamo dovuto passare un'intera giornata praticamente. Ho preso una trappola. No, cazzo, sono scemo. No, tira mi su. Venire a salvarti, vergognati. Dov'è? È qua a sinistra, credo. Destra. Sta arrivando. Ecco. Occhio le trappole, Okay. È entrato. L'ha presa. Vai, da sentire fuoco, veloce. Vai. Perfetto. Bravissimo. L'ha fatta. Sì. Ok. L'abbiamo ucciso? Ho bloccato il nonno dentro col rituale. Ma mi hai intrappolato! Io gli sparo. Sta bruciando, guarda, sta apparendo del fuoco. State lì lontano. Sta prendendo tutto il fuoco. Perfetto. Oh, mangia. Sta bruciando. Addio, nonno. Scusami. Si sta sciogliendo. Come un gelato al sole. Ragazzi, c'è un problema. L'unica eredità del nonno era la bite ed è sparita. Porca vacca. Quindi adesso rotoliamo giù dalla collina. Cioè ci mettiamo a palla e facciamo così. Ok, ce l'abbiamo fatta. Siamo sopravvissuti al nonno e agli smaranedu soprattutto. Mamma mia, mi aveva tirato tanti quegli smaranedu lui. E il fumo del nonno si sentiva fino
Cos'era? Vabbè. E questa è la storia di come i tre eroi sono riusciti a sconfiggere il mostro delle fiamme. In futuro ci sono altri viaggi, altre storie che affronteranno, ma li vedremo nel prossimo episodio. Ciao ragazzi!